Buonasera a tutti, benvenuti a Profumo di Sanremo e non solo. Ciao Giacomo, ciao Carlo. Ciao Marco, ciao a tutti. Ciao Marco, ciao Giacomo, ciao a tutti. Allora, Cineforum è dedicato al film Avere Vent'anni per la regia di Fernando Di Leo, anno di produzione 1978 con protagoniste due splendide ragazze di allora, Lilli Carati e Gloria Guida. Eh, un film direi classificabile come noir drammatico sicuramente con qualche sfumatura se vogliamo anche erotica. Eh, sicuramente, un film eh, moderno e per l'epoca. Infatti, ebbe anche qualche problema di censura che dopo andremo a leggere. E, insomma, cosa possiamo dire? Allora, Carlo, tu è la prima volta che lo vedevi questo film. Ebbene sì, ti sorprende. Ah, Quindi è anche bello eh. sentire la tua, la, insomma, visto sì. che è la prima volta che lo vedi questo film, Giacomo, diciamo, penso che sia abbastanza veterano di visioni, come me. Ecco. Sicuramente, sicuramente. Sì, guarda, allora, prima visione, avevo avuto occasione di vederlo perché, fra l'altro, forse ricordo male, ma mi pare che sia passato abbastanza di recente in qualche canale tipo Cine34, ma forse mi sbaglio, però non... Non ho mai avuto l'occasione. L'ho visto per questo Cineforum. Diciamo che è uno di quei film che, tra virgolette, mi lasciano un po' contrariato, diciamo, perché per quanto possano essere belli, curati, ben girati, però ecco, hanno questo canovaccio, in quei film che hanno un canovaccio eccessivamente spiazzante, cioè c'è questo cambio di atmosfera repentino al punto da risultare quasi ingannevole una pellicola del genere tra virgolette ovviamente perché non è che i regista, sceneggiatori, autori volessero deliberatamente ingannare lo spettatore, però alla fine l'effetto che, che suscita in me è questo, cioè nel senso partono in maniera um, fin troppo leggera, <ride> quasi scansonata, per chiudersi nel, nel dramma più assoluto, insomma con un passaggio dal bianco al nero veramente troppo brusco. Mm, nel senso, possono convivere eh, più anime in un'opera, anzi, però, quando il salto è così mh, radicale, non ben graduato nel corso del film, insomma, l'effetto è abbastanza straniante per quanto mi riguarda, non, e non del tutto positivo. Ecco, devo dire. E, mh, se posso dire un esempio o, o, di questo genere di film che fra l'altro mi aveva un po' quasi traumatizzato in occasione della prima visione. Fu quello di un borghese piccolo piccolo, anche se lì siamo su altro tipo di film, altro livello forse anche, ma mh, era successa una cosa del genere. insomma. E fra l'altro ero anche beh, non giovanissimo, ma abbastanza giovane quando l'ho visto. E fra l'altro in quel film con Alberto Sordi, per quel che ricordo, perché. Eh, è, già è già passato un po' di tempo dall'ultima volta che l'ho visto. Mm, eh, All'inizio non, non era assolutamente prevedibile la, la svolta drammatica. Che, eh, invece, in questo film, ecco, se devo dire una cosa, nel film di cui parliamo stasera, questa svolta drammatica eh, sì, è, è abbastanza imprevedibile anche qui, però nel corso del film si intuisce ad un certo punto che qualcosa alla fine potrebbe girare male, perché è la stessa vita delle due protagoniste di, di Gloria Guida e di Lili Caracci ad essere comunque una vita in apparenza libera, a tratti perfino giocosa, ribelle, però è sempre una vita sul filo del rasoio, ecco, quindi può succedere qualcosa da questo punto di vista, è un po' più prevedibile, ma comunque mi ha spiazzato ugualmente, ecco. Eh beh, sì, questi anni 70, diciamo, tra sogno e tragedia, d'altro canto era un periodo dove certe cose, insomma, in Circeo per esempio, eh, sì, certo, capitavano, sì, eh, per cui alla fine certi film quello. fotografavano, un, così ovviamente, chiaramente sotto eh, termini cinematografici, magari talvolta edulcorati, talvolta invece insistiti sul lato morboso, però... Tanto differenti dalla realtà, non erano talvolta. No, no, eh? il fatto è che Sono qui Sono stati io... anni molto drammatici in realtà, eh, certo, eh, certo, che qui magari non, non te lo aspetti, ecco, ripeto, si può cominciare a intuire qualcosa ad un certo punto, proprio per il tipo di vita che fanno queste due ragazze. Però non, certo. personalmente non, non mi aspettavo. Poi, per carità, è anche il bello del cinema. Eh, ah, è sì, sì, assolutamente sì, imprevedibile fino alla fine, però qui lascia davvero un retrogusto amaro, eh, molto amaro. Bene, allora ehm, Giacomo, invece tu che cosa mi dici? Beh, insomma tu l'avrai visto diverse volte questo film, immagino. Ma guarda, io eh, avere vent'anni, per la prima volta l'ho visto quando uscì il DVD della Raro Video, perché mm -hmm. prima era molto difficile trovarlo, questo film, e eh, perché esisteva solo in... Parlo della versione integrale, eh? sto parlando della versione integrale. Certo, e della versione integrale girava solo una videocassetta New Pentax per, per il noleggio svizzero-tedesco ed, mm -hmm. ed era una videocassetta difficilissima da trovare. Ancora oggi ha un valore altissimo questa cassetta, nonostante che il film sia uscito in DVD. Ma io mm -hmm. più che altro, ehm, io sono st sempre stato un appassionato di, del cinema di Fernando Di Leo. E quindi di avere vent'anni io conoscevo solo la trama, eh, quindi mm -hmm. avevo letto la trama ed ero incuriosito di questo finale, era più che altro il finale a me che mi incuriosiva perché leggevo di, di, di questo massacro, di queste due ragazze che poi alla fine vengono massacrate. Poi, sai, immaginare Gloria Guida e Lili Carati nel pieno boom di, di commedie sexy, vederle mm -hmm. poi o, o sentirlo leggere. Che vengono massacrate e già la, la curiosità era, era, era alta, avevo una curiosità altissima di, nel, nel vedere, nel scoprire questo film. Quando poi uscì il DVD e vid, lo vidi per la prima volta, eh, sì, era, confondevo a dargli un, un genere perché non sapevo se stavo guardando una commedia, un film erotico o un thriller o un film drammatico. Era difficile catalogarlo per me questo film. Mm -hmm. e poi il finale ovviamente sì mi ha, mi ha lasciato un po', mi ha colpito moltissimo il finale però nello stesso momento pensavo ma come si può Cioè, massacrare due ragazze solo perché non le hanno data a quei malviventi mm -hmm. Mm -hmm. e mi sembrava un po' eccessivo quindi eh, secondo me il finale lì non, non mi convinceva molto C magari dietro ci doveva essere qualche cosa che loro magari Avevano il compito di smerciare della roba delle stupefacenti che poi magari si sono fregate il bottino. Allora lì, magari ci stava il massacro. Mm -hmm. Ma solo perché adesso parlando tra di noi, solo perché non gli hanno data l'ho trovato un po' esagerato. Mm -hmm. eh, eh, a proposito quanti... di, di finali versioni, così io ad esempio avevo visto fino a diciamo vent'anni fa, avevo la videocassetta Kineo, marca Chineo. Che tra l'altro, aveva una colonna sonora anche diversa rispetto a quella che c'erano cioè, alcuni brani di, di, che poi nel film in realtà originali non c'erano, li hanno fatti appositamente per, per la cassetta. Insomma, hanno utilizzato altre cose, un rimontaggio diverso, e poi questo finale non c'era. Boh. Poi dopo ho visto il DVD e, e ho capito che il DVD, quello che è circola degli ultimi 15 anni, insomma, quando è uscito, non lo so. È quella proprio la versione cinematografica che tra l'altro uscì per pochi giorni e per poi essere rilevata e rimontata nel 79. Non ho mai capito se la versione chineo Video è quella del 79, ovvero sì, il rimontaggio, il secondo rimontaggio o è una roba proprio per la cassetta. Non ci ho mai capito niente guarda, con no, questi allora rimontaggi. La storia delle due versioni è, in pratica è successa così: che il film, è quello cinematografico, è quello con il, film, con il tragico finale, quello è il film, okay. il film che ha girato, che voleva Di Leo. Poi uscì nelle sale e fu ritirato dove, dopo pochi giorni per via di, di questo scandaloso finale. Ci fu poi sì. una dite tra Fernando Di Leo e il produttore Curti. Ah. Eh, che non era assolutamente d'accordo, insomma, avevano dei disaccordi riguardo alla, alla trama, alla gestione, alla struttura del film. E poi un anno dopo fecero questa versione commedia con il lieto fine, eh, mm -hmm. dove addirittura montarono delle, delle scene tagliate, scene che avevano tagliate nella versione precedente, l'avevano poi inserite lì per farlo fare così, tipo commedia, che però poi secondo me è stato un disastro. E il film praticamente non ha incassato nulla proprio per questa confusione che c'è stata tra il finale tragico poi la, la versione di montata e i disaccordi da, tra Fernando Di Leo e Curti mm -hmm. eh, quindi, sì, quindi esiste questa seconda versione veramente terrificante Beh, per fortuna che in anni più recenti il film ha avuto finalmente giustizia con una buona versione DVD e Quindi è visionabile nella versione proprio originale, quella del in quei pochi giorni quando uscì nel, nel 78. Eh, parliamo di queste attrici, ecco, eh, strano, strana coppia, tutto sommato, mi verrebbe da dire, però neanche troppo alla fine. Vabbè, comunque Lili Carati eh, 1978, sì, era già, aveva già qualche problemuccio di droga, sì, senz'altro. Eh, Gloria Guida, non credo, comunque, ad ogni modo era veramente una uh, regina in quel momento del, della commedia con Banfi con Vitali. Stavo facendo le varie liceali lei nel 78. Per cui, era veramente una. Ma eh, anche lì, Carati era piuttosto famosa, eh, direi che già nel 78. Certo. Eh, assolutamente, certo. Ha fatto poi successivamente, l'anno dopo, due anni dopo, ha fatto anche dei film con Celentano, anzi, ne aveva già fatto uno nel 75. Eh, quindi comunque erano entrambe abbastanza famose eh, funzionali, funzionano molto bene, mi sembrano piuttosto affiatate non so cosa ne pensi Carlo sì 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 assolutamente sono, sono molto affiatate poi sono molto efficaci molto ben amalgamati i personaggi che sono stati ritagliati loro addosso insomma sì. molto, molto azzeccata questa cosa cioè la, la Gloria Guida più sono entrambi ribelli giovani ribelli è eh, belle, giovani arrabbiati, come ripetono più volte nel corso del film. La Gloria Guida, diciamo, più, più riflessiva, con gusti sessuali mutevoli, più, più disponibile a rapporti, con, rapporti sessuali con persone di entrambi i sessi. Invece, la Lilli Carati, molto, molto rigida dal punto di vista sessuale, pensa solo a copulare, diciamo così, nel corso del film viene usato un altro termine che non so se, se YouTube consente di usare ma viene, la, la Lily Carati lo ripete più volte nel corso del film, desidero fare solo quella cosa lì, ecco. E lei invece cerca, cerca uomini, cerca ragazzi, lei invece pre, prende la vita più, più di petto, più, più, più disinvolta, anche nel modo più estroversa, anche nel modo di rapportarsi con gli altri, più più netta, ultimativa nei rapporti interpersonali e quindi sì, sì, funzionano, funzionano bene in coppia, si completano a vicenda, possiamo dire, sul set, l'affiatamento sembra reale, eh, fa un po' di tristezza, fa un po' specie, insomma, sentire, perché ricordiamo che questa, questa vicenda alla fine si svolge su uno sfondo che è di una miseria, di uno squallore senza pari, questa, sì. questa comune scombiccherata in cui si mescolano insomma, istanze sociali discutibili come quelle delle ultrafemministe, poi c'è la, la droga che gira, ci sono ragazze madri. Personaggi obnubilati dalla religione, di cui, di cui parleremo fra poco, credo, è un gestore un po' macchiettistico, con un atteggiamento macchiettistico che, insomma, secondo me, stona un po' in questo, questo contesto, un po' così, così grigio e ai margini della società. E comunque, ripeto, tornano le due ragazze, funzionano bene, si integrano, sembra, sembra esserci ben affiatamento. Allora, stavo dicendo appunto che fa un, fa un po' di tristezza vedere la Lilli Carati, eh, impegnata in dialoghi, in cui si fa continuo riferimento all'assunzione di, di sostanza, alla droga. Mm -hmm. insomma, col senno di poi fa un certo effetto, ma questo ovviamente gli spettatori dell'epoca non potevano cogliere questo, questo aspetto. Certo. Certo, certo, anche perché non so se nel 78 fosse già ero in omane, probabilmente sì, non lo so, so sicuramente nell'80 senz'altro, sì, sì. ma probabilmente già nel 78. Ecco, tu, Giacomo, hai qualche aneddoto al riguardo? Cioè, gloria guida, Lili Carati insieme in quei giorni durante le riprese. Conosci qualche aneddoto oppure qualcosa o no? Cioè, sai se le due ragazze andarono d'accordo sul set? Perché le vedi in realtà... Ma in realtà poi non credo che abbiano poi vite molto diverse, perché entrambe erano abbastanza borghesi, perché Lili Carati è vero che aveva problemi di droga, ma veniva da una mh, famiglia benestante di Varese, cioè non era uscita da Scampia, ecco per dire, era una, era una ragazza di Varese benestante che vabbè, è incappata nel discorso dell'eroina. Gloria Guida di Bologna, ma anche lei comunque in una situazione borghese d'epoca, per cui tutto sommato non è che erano poi tanto diverse, se vogliamo andare a vedere, però caratterialmente lo potevano anche esserlo, non lo so, ecco. Sicuramente erano due, al momento, due ragazze molto note all'epoca, ecco. Tu Giacomo conosci qualcosa, puoi dire, non so. Allora io so che eh, Gloria Guida. Ehm... Ha un bel ricordo di Fernando Di Leo, ne parla molto bene. Ho avuto modo di, di chiacchierare mm -hmm. con Gloria Guida. Così, eh, e, e, mi ha appunto detto che ha, parlato, mi ha detto poco di questo film, comunque, solo mm -hmm. che aveva un bel ricordo di, di Fernando Di Leo e, mm -hmm. e che si trovava bene con Lili Carati. Poi nulla di più. Nulla di più, mm -hmm. nulla di più. Ho capito, ho capito. E Dunque, dunque, dunque. Allora, eh, attori, allora, attori ce ne sono diversi in questo film? Beh, sicuramente vogliamo eh, citare eh, Vittorio Caprioli. Ecco, cosa ci dici Giacomo di Vittorio Caprioli in questo film? Beh, Vittorio Caprioli eh, era, aveva già fatto diverse cose con Fernando Di Leo. Mm. Eh, lo lo scritturava spesso, per esempio mi ricordo eh, i padroni della città oppure dei diamanti sporchi di sangue, quindi avevano già collaborato spesso, quindi erano sicuramente anche amici fuori dal set. beh Bravo Caprioli, era un attore completo, era uno che, un attore tipo come Cannavale che dove lo mettevi stava bene, anche se in questo film fa un personaggio diverso da, dai suoi, di solito lui interpretava i commissari. Nei Film di Fernando di Leo: no? Parlo dei film di Fernando di Leo. Lui spesso faceva il commissario. Invece in questo mm -hmm. film gestisce questa comune con questi ragazzi. È un personaggio diverso per Caprioli, però bravo bravo nella sua interpretazione. Ha, fa, ha fatto bene il suo mestiere. Ecco. poi diciamo che Fernando di Leo ha sempre saputo guidare bene i suoi attori. Eh? Quindi non dimentichiamo Gastone Moschin. Che veniva da, 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 dalle commedie e gli ha fatto fare Ugo Piazza in Milano Calibro 9. Quindi figurati, lui era uno che rigirava gli attori in una maniera veramente eccellente. E così mm -hmm. ha fatto anche con Capitoli. certo Beh, poi abbiamo Carlo, abbiamo Ray Rovelock, abbiamo anche Vincenzo Crocitti. Insomma, ci sono eh, Leopoldo Mastelloni. Ragazzi, ecco, parliamo di questi attori. Non so, Giacomo, Carlo, non so se volete magari dividerli un po'. ecco sì. Ma sai, Ray Lovelock qui onestamente fa la parte del, del belloccio, che, che invece mm. in altri film dell'epoca veniva assegnato sistematicamente alle, alle ragazze. Insomma, qui invece il belloccio. Sì, vabbè, Gloria guida e Lili Carati hanno un ruolo attivo, oltre che quello di, di, di belle donne. Qui invece lui fa sostanzialmente quello. Ha poche battute, un ragazzo evidentemente precipitato nel nel, 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 tunnel, nel tunnel della droga, appunto come si diceva prima, e comunque si può considerare un personaggio interessante perché è l'unico che riesca a smuovere a tenerezza la, il personaggio di Lili Carati, che invece, come dicevo prima, in tutto il film si mostra quella un po' più dura, più, più netta nelle decisioni, sempre quasi arrogante nel rapportarsi con, con, con gli altri, invece si innamora. Un innamoramento direi più che altro fisico, perché non sembra che scambino grossi dialoghi nel film, sì. si, però si innamora perdutamente di questo ragazzo. Eh. E poi comunque la figura di Lovelock è funzionale anche per un, un altro aspetto importante del film, cioè quello di cui magari parleremo dopo, quando parleremo di un altro attore importante. Insomma, quando c'è la, la retata della polizia, insomma, lì è un altro sì. momento saliente del film, secondo me. Bene, poi abbiamo um, Leopoldo Mastelloni, Giacomo, eh? personaggio incredibile in questo film, veramente <ride> bello questa, bella questa interpretazione. Un personaggio un po' strano, un po' curioso, tra l'altro, con questa sua maschera dipinta, così aveva, credo, un, aveva un viso... Eh, intanto da, da Pierrot credo ah, se no, non sì, si è sì, sì, bene quindi, sì, quindi, sì, sì, questa sì. lacrima che scendeva quindi rappresentava un personaggio, un personaggio rappresentava la tristezza per dire no? eh, in questa comune eh, sì, ma a volte ci si chiede ma come sono andati a finire questi attori in un film di fernando di leo perché noi quando parliamo di fernando di leo ci ricordiamo sempre dei noir no? invece ci sono eh sì. anche questi, queste situazioni questi film un po' diversi con questi attori che non hanno nulla a che fare con il cinema di Fernando Di Leo, eppure li trovi lì. Questa è anche la sorpresa che ci faceva Fernando Di Leo, che magari tra un noir e l'altro metteva in mezzo anche un film come, come Colpo in Canna, per dire, che è nato fin fuori in testa. E quindi lui inventava personaggi nuovi, offriva a questi attori personaggi particolari, diversi da, da, dalle solite cose che facevano. Mastelloni veniva dal teatro napoletano, come tutti noi conosciamo. Ah, sì. eh, quindi nel cinema lui ha fatto pochissime cose Mastelloni era, mm. era forse più teatrale o televisivo, ma nel cinema ricordo solo due o tre cose che ha fatto: eh, Cule Camicia con Pozzetto eh, Avere vent'anni. Eh, per favore, occupati di D Amelia. Insomma, ha fatto, fatto pochissime cose al cinema. Però, insomma, ci sta, rappresenta la tristezza in questo film, ecco. Ah, sì, è vero. E beh, poi dato Leopoldo Mastelloni è vero, è detto bene, non, non è stato molto sfruttato al cinema ed è un peccato perché è un attore che secondo me, se, se ben diretto, può dar molto, poteva dar molto, nel senso che all'epoca poi era anche giovane, quindi. Sì era un caratterista che funzionava bene detto in quel, ad esempio nel film quello con Pozzetto forse il film più azzeccato no? il migliore impiego di Leopoldo Mastelloni Beh, proprio perché comunque rappresenta la propria omosessualità e poi stiamo parlando di un film degli primi anni 80 per cui un periodo quando insomma certi argomenti sì. venivano pre presi diciamo alla leggera per non dire addirittura presi in giro sonatorio sì sì, in modo canzonatorio invece in quel film è stato raccontato in maniera um, corretta giusta rispettosa e quindi è stato un se ben diretto Leopoldo Masterdoni poteva funzionare molto bene Però comunque in questo film con questa maschera beh funziona funziona una bella cosa una bella, una bella immagine allora credo mi pare che una delle sue prime cose al cinema è stato nel 72, credo, con eh, Pasquale Squitieri nel film Camorra, dove lui uh -huh. si, vede, si vede pochi minuti all'inizio del film che interpreta un, 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 un amico di galera di Fabio Testi ne, nella scena girata in carcere. Uh -huh. Giovanissimo, tra l'altro, eh, giovanissimo, nel 72. Bene, allora poi abbiamo. Beh, allora, parliamo a questo punto di Giorgio Bracardi, il, il maresciallo. ecco, Non so, Carlo, cosa vogliamo dire, Giorgio Bracardi? Sì, sì no, infatti, dicevo prima, quando parlavo di Lovelock, eh, il suo ruolo tutto sommato alla fine marginale assume un, dei contorni più definiti e anche più rilevanti nel film, quando c'è questo, questo duro confronto al commissariato con, con Bracardi che appunto fa capo. Capo della polizia, insomma, e anche qui viene fuori un aspetto uh, deteriore, perché praticamente questo film c'è un quadro un po' a volte un po' confusionario, onestamente, però anche con dei, dei bei squarci realistici di quella che era uh, la situazione sociale italiana in quel periodo molto pesante, molto molto violento anche e, e da questo, in questo, con, con l'entrata in scena di, di Bracardi e in questo colloquio durissimo, violento anche proprio dal punto di vista fisico con, con Ray Lovelock viene presa di mira anche eh, l'ottusità diciamo di certe forze dell'ordine con, con l'uso totalmente gratuito e eh, fuori luogo della violenza e ottusità anche perché il questo, questo funzionario di polizia un po' sciocco viene anche presso in castagna dai suoi stessi superiori che lo smascherano dicendo che scoprendo la, la questione della ora non mi ricordo cosa se fosse borotalco se fosse zucchero a velo insomma spacciato per, per droga per cocaina sistemata all'interno della comune i suoi superiori gli, gli fanno gli fanno capire che insomma non, non era proprio un gesto molto corretto fare una cosa del genere per cercare di inchiodare dei presunti colpevoli. Quindi questo è un momento dei più significativi, secondo me, perché inquadra una situazione ben precisa di, di uno stato sociale in quel momento, ma il resto del problema della, di certa violenza delle forze dell'ordine è uno dei tanti problemi che c'era allora e che rimane tutto sommato all'ordine del giorno anche oggi, non solo in Italia, come abbiamo visto. Eh, Giacomo, cosa mi dici di Bracardi? Di questa interpretazione, Beh, eh, diciamo che qui lui interpreta un personaggio serio perché noi siamo abituati a vedere Bracardi con le sue smorfie, le sue tic, oppure Bracardi al pianoforte, che è meraviglioso. Quindi io ho Una grande ammirazione per, per Giorgio Bracardi, e qui vediamo un Giorgio Bracardi completamente diverso. Un, un Bracardi serio perché interpreta questo commissario, eh. e, tra l'altro, anche credo doppiato, che non, non credo che doppiato non è la sua voce. Mm -hmm. e, beh, è la grandezza di Fernando Di Leo che sapeva trasformare anche attori come Bracardi in personaggi seri, quindi eh, la grandezza di Fernando Di Leo. Mm -mm. Beh, è un, uh, un bravo regista per Fernando Di Leo, comunque, eh? non una, una manciata, non tantissimi film se andiamo a vedere. Poi già nel decennio successivo... Beh, diciamo che purtroppo di Fernando Di Leo. Quali sono i film secondo te più significativi, Giacomo? Beh, sicuramente per me Milano Calibro 9 è quello... Uh -huh. Il film che io ho visto di Fernando Di Leo e da lì è stato proprio è nato praticamente l'amore per il cinema di Fernando Di Leo. Io infatti dopo aver visto Milano Calibro 9 poi mi sono messo alla ricerca degli altri suoi film, quelli che magari all'epoca si riuscivano a trovare, non è che era facile trovare, avere vent'anni eh, per dire. Eh sì. e poi C'è da ringraziare poi la raro video che poi ha sfornato tutti i titoli di, di Fernando Di Leo, però quelli significativi per me sicuramente Milano Calibro 9, Diamanti sporchi di sangue. Eh, avere vent'anni magari non, non lo metto tra i primi posti eh, Il Poliziotto e Marcio. Beh, questi sono tre marcio. film che io adoro di Fernando Di Leo. Poi ci sono anche film un po' difficili da capire: tipo A male eh, del 69, credo con Gianni Macchia. Eh, La seduzione, un bellissimo film. Un film anche quello particolare. Tra l'altro, girato a Catania, un film tutto siciliano, nonostante che. Eh, eh, Fernando Di Leo eh, era pugliese quindi lui anche lì ha saputo raccontare eh, diciamo così i, i, le caratteristiche e il folklore siciliano eh, non so se la, la, la seduzione con Lisa Gastoni è un altro film sottovalutato tra l'altro anche quello è fatto molto bene però le ultime cose purtroppo sono andate male a partire da avere vent'anni che, che non ha incassato nulla per dire poi mm -hmm. l'anno dopo, eh, vacanze per un massacro, anche quello purtroppo non è, non è andato bene. Poi dopo un lungo silenzio eh, è tornato alla regia con eh, Killers, Wishing Killers, anche quello è passato inosservato. Purtroppo le ultime cose sono andate male di personale, e questo mi è dispiaciuto molto. Il suo cinema poi non fu più capito. Mm -hmm. E poi comunque effettivamente poi gli anni Ottanta ne hanno proprio decretato un po' alla fine artistica. Peccato, peccato, perché comunque le premesse c'erano tutte. Eh? Sì, sì. Bene, allora parliamo, vabbè, poi tra l'altro vogliamo dire ci sono anche altri eh, attori, caratteristi, eh beh, insomma, abbiamo Daniele Vargas, immancabile all'epoca, una maschera meravigliosa. Eh, abbiamo anche Licinia Lentini, eh? Licinia Lentini. Che so che Carlo <ride> piace molto. Beh, d'altro canto, Licinia Lentini, ricordiamo che in quel periodo faceva anche della televisione, insomma, di lì a poco, eh, di fatto... A poco avrebbe fatto Studio 80 con gli sì. Poi sarà il suo ruolo della vita e la presidentessa nel film, l'allenatore nel pallone, però questo film mi è piaciuto molto, pur avendo una particina tutto sommato, quando, quando Gloria Guida va a vendere l'enciclopedia di casa in casa e, e incappa in questa signora che evidentemente ha gusti sessuali simili ai suoi, eh, insomma, mi è piaciuto molto, un ruolo torbido, sensuale, però non sopra le righe, come ad esempio nel caso della, della famosa presidentessa del, del film, di Lino Banfi, un ruolo anche, anche elegante sotto, sotto certi aspetti, quindi mi è parsa pienamente in parte. Ecco. Mm -hmm. ecco, riguardo ai doppiaggi, beh, qui è proprio trionfo di doppiaggi, perché praticamente tutti gli attori... Eh, eh, salvo, salvo eh, qualche d'uno salvo Caprioli sono stati doppiati eh, per cui abbiamo Gloria Guida doppiata da Micaela Esdala eh, la, la Lili Carati da Serena Verdirosi, eh, eh, poi abbiamo Ray Lovelock, Massimo Turci eh, Vincenzo Crocitti che viene eh, doppiato cavoli da Ferruccio Amendola mannaggia Senta, senta. Eh, infatti, E poi il eh, Bracardi che viene doppiato invece da Gianni Marzocchi, insomma, quindi trionfo veramente di doppiaggio qui, ma evidentemente non so per quale motivo, perché poi alla fine eh, avrebbero potuto recitare con la propria voce, tutto sommato, però all'epoca si doppiava molto. Eh. Sì, avevano eh, le distribuzioni o le produzioni cinematografiche, avevano dei contratti con, con, eh, con le serie con di doppiaggio. Quindi avevano, eh, avevano dei contatti. Beh, probabilmente sì, anche, probabilmente anche per quel motivo lì. Cioè bisognava far lavorare i doppiatori sostanzialmente. Però comunque i finti venivano fuori bene, perché alla fine magari eh, erano attrici sì, brave, però nel doppiaggio dovevano ancora un po' impratichirsi, ecco, diciamo. Però, per esempio, Vincenzo Crocitti è uno che ha una voce particolare, avrebbe potuto tranquillamente autodoppiarsi e nessuno avrebbe detto nulla, però, evidentemente, non conosciamo in retroscena. Eh, Giacomo, parliamo un po' della colonna sonora. Eh, dunque, 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 colonna sonora che è di Daniele Patucchi, eh, con i titoli di testa, proprio avere vent'anni. Cantata proprio il brano dalla stessa Gloria Guida, che ricordiamolo, Carlo lo sa benissimo. Gloria guida è anche una cantante, anzi, credo che sia nata come cantante, poi trasformata si è attrice. Sia nata come cantante, credo anche che all'inizio degli anni 70 abbia pure tentato, senza fortuna, di, di partecipare al Festival di Sanremo. Ma non... ah. Non ci riuscì. E fra l'altro, prima di lasciare la parola a Giacomo, visto che parliamo di, di colonna sonora, quindi della musica di questo film, ci siamo dimenticati di citare il mitico, tra virgolette, il professor Birkemeier. Ah, vabbè, giusto, giusto. Vedi anche lui in questo film, anche lui così un po' di sfuggita, però è un suonatore di chitarra della comune, è un ruolo, mi ha fatto piacere vederlo, scoprirlo anche in questo film. Eh da Cino. Sì, tra l'altro prima di Fantozzi, eh, due anni prima, Quello, perché poi nell'80 ha fatto quel ruolo lì, 1980. Molto simpatico. Eh sì, eh sì. Eh, dicevamo le musiche Giacomo molto belle, poi con questo, con questo intro proprio quasi in danzereccio, beh d'altro canto stiamo parlando di pieno periodo della, della, della disco musica. Bello il brano, avere vent'anni, anche nella versione strumentale. Il brano Avere vent'anni, cantato da Gloria Guida, è azzeccatissimo: praticamente commenta tutto il film. Ah, sì. eh, diciamo che Gloria Guida eh, ama definirsi cantante, in, in effetti, lei è nata una cantante, come abbiamo detto prima, nei primi anni '70 aveva inciso anche alcuni 45 giri. E poi non mm -hmm. dimentichiamoci che negli altri film, di, per esempio quelli diretti di da Mariano Laurenti. Eh, ci scappava sempre la canzone, mi ricordo l'Infermiera di Notte dove cantava ehm, eh, la musica, non mi ricordo il titolo, la musica è credo, eh, poi ne, nella liceale seduce professore anche lì canta un brano, quindi eh, a lei piace, piace ancora oggi cantare perché ultimamente l'ho vista su Rai 1 e anche lì in veste di cantante, quindi lei si definisce una cantante, giusto che sia così insomma. E tra l'altro, non so se avete notato, ma insomma nel, nel film, oltre alla colonna sonora, eh, in varie declinazioni di, di, di Daniele Patucchi, nelle versioni strumentali, così però ci sono altre canzoni inserite. Ecco. La fanoni, con noi, proprio l'album uscito noi, proprio l'album del 77, mi pare. Se non è... Ecco, sì. E poi non, non c'entra con la colonna sonora, però c'entra con la musica del periodo. In, All'interno della comune vengono inquadrati più volte manifesti pubblicitari di ah, sì. concerti. Quello che appare più volte è quello di Stefano Rosso, cantante è vero. originalissimo è, del periodo, è, è la Scuola Cantorum. Tra i vari manifesti della comune ne vediamo anche uno di Fernando Di Leo. Eh. Ah, eh. col, col cappello alla cowboy. Sì, bella questa cosa, qui comunque. Eh, eh, Fernando, sì. Di Leo fa, Fernando Di Leo fa anche un cameo nel film. Eh? Ah, eh, dove si vede? C'è un piccolo cameo dove Gloria Guida e Lili Carati cercano una via, una cosa. Chiedono a, a un passante che appunto è, è, è Fernando Di Leo e dice: Dove si trova quella via? Eh. E allora Fernando Di Leo dice, guarda, è dritto quella lì c'è la via che cercate, sì, e basta. Ah, sì, sì, ah sì. ok. In un cameo, sì, sì. Adesso Bene, non so no. se la battuta, più o meno così era la battuta, mi ricordo sì, sì, quello mi ricordo. per come mi sto ricordando, sì. Certo, certo. Allora vado a leggere qualche recensione. Allora, dunque, 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 allora abbiamo una critica del secolo XIX eh, del giugno 79, per cui credo faccia riferimento alla seconda edizione. A questo punto, eh, quella eh, quindi. Dunque, critica abbastanza arzigogolata come scritta, vabbè bene. Comunque, se si tiene conto che con Brucia, ragazza, brucia di Leo contribuì non poco, una decina d'anni fa, all'ondata di crudezza di immagini e di vocaboli e che se non. E che non si è certo castigato in seguito. È facile capire che quegli si concede oggi nel tracciare un torvo quadro di costume o almeno quel che cerca di spacciare per tale, mentre si tratta soltanto di convenzioni spalmate di finta spregiudicatezza. Ecco, quindi vabbè, questo è quello che scrive il decimonono. Il secolo XIX. poi c'è tratto invece dal um, dizionario del cinema cult. Dice: Dice, dice Di Leo cerca di fare un film serio, duro, sul tempo con tanto di finale tragico. Mostrato alla prima del film e in qualche passaggio televisivo nelle private, con le due ragazze che venivano violentate e massacrate ricarate addirittura finiva impalata con un ramo conficcato proprio nella vagina. Finale però che, visti i risultati del botteghino, divenne diverso in sala con Happy End, cambiando così completamente il senso del film. Rimangono, eh, rimangono comunque le grandi scene d'amore, lesbico, tra le due protagoniste, che arrivano a questa conclusione dopo che i due uomini che hanno cercato di averle non ci sono riusciti. La presenza folle di attori come Caprioli nei panni di un eh, nazariota napoletano, di Mastelloni, di Giorgio Parcardi. Il film venne distribuito malamente e fu un disastro, nonostante la presenza delle due ragazze bellissime e quasi sempre nudissime. Eh, dice: L'erotismo non era veramente tale, l'ambientazione non, non, vive, non viveva mai e restava a livello della citazione. La trascrizione, che era il contenuto che mi interessava di più, non riusciva mai ad avere la forza di diventare significante. Il mondo con cui le ragazze si scontravano non, avevano, non aveva la pregnanza squallida per il contrasto necessario all'ideologia del film. Eh, questo è di Leo. Insomma, avevo sbagliato il 50% della sceneggiatura e il 50% della regia. Credevo di girare roba nuova e invece mi trovai tutta roba vecchia. Questo è di Leo. Mm -hmm. Beh, Quindi non, 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 non ne parla tanto bene di questo film. Ecco, alla fine probabilmente c'è stato qualche problema durante la, insomma, la realizzazione. No? Molto spesso subentrano. I produttori ti fanno modificare le cose, spingono verso l'erotismo per avere diciamo, un mercato molto facile facile e quindi questo è quanto. Ecco. Poi per quanto riguarda l'incasso, eh, dunque 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 l'incasso nella prima tiratura che è durato peraltro pochi giorni incassò 91 milioni e 500 mila lire. Quindi non, non incassò tantissimo. No, Beh, anche no. perché poi comunque riuscì nel 1979 completamente rimontato, poi edulcorato, per cui non so quanto incassò in questa seconda tiratura, ma anche lì penso non granché. Non granché. Un film che in linea di massima è andato maluccio. Ma anche per Proprio perché si, mi che si auto-smentisce auto praticamente cambiando il finale. Mm. Insomma, perde, perde di credibilità a mio avviso, certo. ma penso che almeno così come raccontava Di Leo in una delle sue interviste, quando parlava di questo film, è che co come lui definiva la situazione, che la voce gira: no? eh, lui fa praticamente eh, fa morire due grandi star del momento, due bellezze che sono Gloria Guida e Lili Caranti. E ovviamente, il, un, un gruppo di, di, di spettatori va al cinema, vede il film. E la voce gira al bar, e dice come avere vent'anni. E lui dice: Non ci come, come anna. Raccontava, come raccontava lui in un'intervista, proprio testualmente, diceva così: dice, com'è avere vent'anni, lascia perdere, non ci anna. Mm -hmm. Quindi, ovviamente, forse proprio perché vedere morire Lilli Carate e gloria guida è. Che venivano entrambe dalle da, da, da commedie sexy quindi eh, magari sì. il pubblico si aspettava magari le solite cioè le classiche commedie sexy del momento quelli di Laurenti quelli di, di Michele Massimo Tarantini eccetera sì. poi per quanto riguarda diciamo la, la critica appunto che diceva eh, si tratta soltanto di convenzioni spalmate di finta spregiudicatezza. Ecco, quindi anche lì la critica. Beh, ecco, ma comunque siamo... le, le leggiamo sempre queste critiche, no? Sì. Abbastanza negative nei confronti del fin di genere. Però, no, probabilmente, un fondo di vero forse c'è anche, sì. chissà. No, anche però se, poi... anche in questo caso devo anche dire che lui. Uh, un, un po' anticipato i tempi, perché poi anni dopo ho uscito Thelma Luis. Eh, stiamo lì. Eh. Ah, è vero, è vero, lui già uh -huh. aveva anticipato già anche i tempi di, di questo genere, riguardo queste due ragazze libere che, che insomma che spadroneggiano per, per la città, chissà se hanno preso spunto da questo film! Probabilmente Beh, diciamo, sì! Cannibal Holocaust è stato anche un un'aspirazione per, per il cinema americano eh, eh certo play -play project, per dire no? chissà mm -hmm. perché poi diciamo eh, Quentin Tarantino li guardava questi film in America eh, oh. non è che sì sì il... sì certo 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 no, ma poi alla fine comunque tutto sommato questo film con, con i suoi difetti lo fornisce un quadro delle storture di, di, quel, di quel passaggio storico della nostra società sì certo fornisce un quadro parziale perché ad esempio il concetto iniziale su cui si basa questo film che viene anche citato in una frase messa proprio per iscritto dopo i titoli di testa è che avere vent'anni non, non è proprio una passeggiata insomma non è, non è veramente l'età più bella un concetto che io in parte condivido però nella situazione del film è un po' forzato perché è rapportato alla vita di queste due ragazze che non è una vita propriamente esemplare, neanche una vita che era comune a molti giovani dell'epoca. Sì, C'erano questi ribelli che frequentavano comuni e vivevano un po' di espedienti alla fine, rubavano nei supermercati, facevano autostop, però insomma non era proprio l'esemplare tipo del giovane dell'epoca, credo. Però al netto di questo comunque il quadro c'è, c'è questo... Uh, magari se un, in questi film una morale bisogna pur, pur cercarla, una, una chiave di lettura può essere che uh, certi aneliti di libertà e di ribellione degli anni 70, che arrivavano sull'onda lunga degli anni 60, alla fine potevano non portare grossi progressi sociali se non erano, diciamo così, canalizzati o comunque utilizzati dai giovani in maniera più sana di quello che si vede in questa comune un po' scombiccherata, guidata da capriori, quindi però qualcosa si vede, insomma quella delle comuni tutto sommato poteva essere una, una realtà di quel periodo, magari non diffusissima, però esisteva e tutto sommato viene rappresentata anche con qualche bella pennellata di realismo, quindi da questo punto di vista il film almeno in parte il suo dovere lo fa, ecco. Uh -huh. E così come, così come lo fa quando rappresenta, appunto, come questo l'ho già detto prima, eh, certi atteggiamenti estremi delle forze dell'ordine al cospetto di, questa, di questi fremiti di ribellione giovanile. Ecco. Certo. Sì, forse un po' volgare l'atteggiamento, soprattutto di, di, di Carati, insomma mi viene sì. in mente la scena proprio della tabaccheria che per pagare un pacchetto di sigarette offre una prestazione sessuale una roba un po' volgare diciamo così gratuita soprattutto perché poi sì, sì. ecco sono proprio quelle cose che dici vabbè ok prendere, è un film, sì. è un film. Ma diciamo so che... ha, ha fatto bene dire, a, a dichiarare che insomma la sceneggiatura era nata già vecchia e la regia non gli è riuscita tanto bene nel senso che probabilmente è venuto fuori un guazzabuglio eh... ma diciamo che Leo eh, l'idea del film era già nata dieci anni prima, alla fine degli anni '60. Quindi lui già mm -hmm. aveva, aveva già qualche, qualche appunto scritto già dieci anni prima. Quindi l'idea non è proprio di, eh, nata nel '78 o nel, nel '77. Quindi lui già mm -hmm. aveva preso già degli appunti anni prima, almeno così ho letto. Che poi vedi. Eh, Adesso mi viene in mente un altro film che è stato girato prima che è simile a questo che è La Nottata lo ricordate La Nottata? bellissimo, bellissimo La Nottata del 74 credo del 74, anche... sì quello già un po' anticipava questo film perché anche lì queste due ragazze che, che durante La Nottata insomma ne, ne, ne vedono di tutti i colori quindi già anche quello è una cosa Beh, La Nottata sì, anche... decisamente è riuscito meglio eh. ecco stavo appunto per dirlo sì anche quello ah, è sì. È strutturato forse più meglio rispetto ad avere vent'anni, avere vent'anni c'è un po' di confusione, c'è troppa uh -huh. confusione. Invece cioè quello era, aveva una struttura molto più chiara, secondo me, eh. uh -huh. eh, sicuramente. Sicuramente. Beh, allora vediamo il visto: censura quello del 78, eh, cura del ministro onorevole Sgarlata, 7 settembre 1978. E quindi il film eh, a questo punto abbiamo capito che è stato girato nell'estate del 78, ecco. Eh, Se riunita la sezione della Quinta Commissione di revisione cinematografica, la commissione visionato il film a maggioranza esprime parere favorevole al rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico con il divieto di visione ai minori degli anni 18, in considerazione sia della tematica generale sia soprattutto della realizzazione dell'intera vicenda che si snoda in una serie continua di scene di spinto forzato erotismo fino a culminare nel massacro finale con effetti di spietata efferatezza. quindi si beccò il VM18 ovviamente questa cosa qui durò pochi giorni in quanto probabilmente poi subentrò qualche, qualche pretore che all'epoca non mancavano, pretori un po' bacchettoni hanno smantellato il tutto e hanno ritirato poi c'è stato un qualcosa nel 2005, probabilmente in funzione di qualche uscita. Nel 2005, stiamo parlando di anni re, re, relativamente recenti. Il giorno, tra i cos'era questo qui? Il primo marzo del 2005. Eh, il, il giorno si è unita alla quarta sezione della commissione di revisione cinematografica, visionato il film e viene ascoltato il signor Bellucci. Giusta, giusta delega della società di distribuzione della commissione, dopo ampia discussione, tenuto conto degli anni trascorsi e dei tagli effettuati, esprime a maggioranza parere favorevole alla concessione del nulla osta per la proiezione in pubblico con il divieto per i minori degli anni 14. Quindi, mm, possiamo... eh, sì. però in realtà, poi uscì il DVD. Uscì il DVD lo vogliamo mostrare Giacomo con il VM18. Eccolo qui, questo è quello della radio video, doppio, doppio disco, eh, perché all'interno praticamente troviamo la versione, quella originale, cinematografica, e sì. poi quella riportata, dove ci sono anche gli extra, c'è cioè un documentario con l'intervista sì. Fernando Di Leo, Ray Loverock, eccetera. Questo mi pare che tra l'altro... È uno dei primi numeri della Raro Video sì, Questo del qui. Cinema Segreto Italiano. Sì, sì, sì. Infatti, eh, beh, mi ricordo, adesso non so in quale anno è uscito, qui eh, l'anno non c'è scritto. Tra l'altro, anche qui leggo un altro visto censura del 2003. del eh, 2003, ecco, qui non è. il Nazionale sì. di Roma, eh, 3 ottobre 2003. Non è ok, un altro. Io. Eh beh, insomma, questo e mi ricordo bene anche quando uscirono, uscivano questi DVD, era insomma una bellissima eh, epoca fatica, quando abbiamo visto questa roba qui, che poi eh. in realtà io guardo sempre la versione quella da, 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 da 91 94 minuti, perché poi c'è appunto c'è la versione da 81, quella rimontata, che è stata fatta nel 79 questo rimontaggio, e poi in realtà sì. ce n'è anche una terza, a questo punto, che è quella della Chineo con musiche diverse. Ecco, io facevo infatti notare sul Davinotti tanti anni fa che nella Chineo Video, anziché avere il brano avere 20 anni, c'erano i titoli di testa eh, del film... E eh, adesso mi sfugge il film, vabbè, un, di un altro film. Beh, comunque, di un altro film, erano stati presi un, dei titoli di testa di un altro film e Per cui non c'entrava nulla con questo, questa era la Chineo video che è uscita penso nella seconda metà degli anni ottanta. Invece nel... ah, ecco, la supplente va in città mi è venuto in mente adesso. Ah. Avevano preso i titoli di testa della supplente va in città. Invece, nell'84 uscì la videocassetta la Pentax New Pentax per mm -hmm. il sì. collegio svizzero e quella era integrale con il finale. Tra ah. l'altro vi, vi voglio dare anche un'anticipazione. Sì. Eh, prossimamente non so adesso quando in sì. Germania esce il Blu-ray di avere 20 anni eh, restaurato in HD. questo ah. lo, so, lo so perché all'interno c'è anche una mia intervista. Una intervista che mi hanno fatto, allora, eh, allora sarebbe opportuno, magari, quando uscirà il. Il Blu-ray, magari facciamo un piccolo specialino di qualche minuto così almeno ci parli di questa uscita. Ecco, Una bene, pubblica. quindi invito il pubblico ad acquistarlo, penso immagino su Amazon ci sarà a breve, eh, infatti. Quando, ecco, anche per vedere l'intervista nostro amico Giacomo. Non mi, non mi hanno comunicato nessuna data di uscita, però so che in preparazione, so che ci stanno lavorando questa cosa Bene, 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 allora quando uscirà me lo fai sapere che magari facciamo un po' di, di ecco, lo, lo presentiamo anche ufficialmente, ecco, ecco, bene, visto che abbiamo l'intervista al nostro Giacomo. E, andiamo a leggere poi, come al solito, ecco, cosa sempre molto divertente in questi cineforum, le, eh, le, le età anagrafiche degli attori. Dunque, abbiamo Lilli Carati che nel, durante il film aveva 22 anni, Gloria Guida ne aveva 23, quindi vabbè, avere 20 anni, poco più. Vincenzo Crocitti ne aveva 29, Giorgio Bacardi ne aveva 45, Ray Novelock ne aveva 28, Vittorio Caprioli 57. Ecco, Leopoldo Mastelloni ne aveva 33. Daniele Vargas, 56, vabbè, andiamo avanti ancora un paio, diciamo. Licini e Lentini ne aveva 19, era proprio piccolina, cavoli, mannaggia. E poi vabbè, ce ne sono anche tanti altri, vabbè, c'è Eolo Cap Capritti ne aveva 60, vabbè, ce ne sono tanti altri. Comunque, ad ogni modo, è un film. Cosa, cosa dite di questi anni? Insomma, alla fine qualcuno se lo porta. Mi portavano abbastanza bene, dai. Eh sì, tutto sommato in linea con quello che vediamo. Eh, Licini Alentini, veramente. Non... 19 anni. Sembra... Eh, forse lei ne dava un po, di più. un po' di più, un po' più matura, sembra, diciamo così. Però, insomma, sì, abbastanza sorprendente. Per il resto, tutto in linea, diciamo. Eh sì, ecco. Eh, La guida poi nel 78, dunque, conobbe. Eh, cavoli, l'anno successivo, nel 79, conobbe Gianni Dorelli, eh. considerate che Gianni Dorelli ne aveva 40, eh. Insomma, fa, direi che ha fatto proprio bingo, <ride> sì. eh, però un matrimonio felice comunque. Eh beh, dura tuttora, tutt ancora, ancora oggi. Eh, Gloria Guida è una bellissima donna, molto affascinante. Gianni Dorelli. Dunque, ne aveva anche 42, perché Gianni Dorelli nel 40 anni li ha fatti nel 77. Non so perché l'aveva detto in una trasmissione. Da Costanza, proprio nel 77 che compiva 40 anni, per cui, mm. e quindi, no, vabbè. a 42 anni, beccarsi una ragazza di, di 24 non male, no. e <ride> eh, vabbè. Bene, allora, direi che possiamo comunque consigliare la visione di questo film al nostro pubblico. Se potete, procuratevi il, questo DVD. Non so se è ancora disponibile, ma sicuramente. In qualche maniera c'è cioè Giacomo tu, che tu sappia, sì, sì. Credo, credo, credo che ancora si trova questo. È una versione più bella che si vede molto bene. Insomma, poi comunque è sempre bello avere una bella versione eh, rimasterizzata. Poi in attesa del, del Blu-ray. Che sicuramente sarà una bella cosa. È un film che tutto sommato possiamo considerare. Gradevole da vedere perché poi rappresenta anche un fine anni 70, un mondo che non esiste più, no? L'ultimo scampolo di libertà, in un certo, in un certo qual senso, no? di quel modo di vivere la vita che è stata quella degli anni 70, no? questo, questo decennio sì, unico perché... del suo genere, no? Sì, perché poi magari, se poi andiamo a vedere subentrando gli anni ottanta, anche lì il cinema era cambiato. C'era poi il cinema di Vanzina, il cinema, il cinema vacanziero, quello estivo, era sapore tutto di mano. più macro. convenzionale, più patinato, non c'era più libertà, c'era una libertà diversa, ecco. Però, sai, non c'era più anche più quel cinema, quel, quel cinema cattivo il cinema eh sì. come, in questo, come in questo caso oppure come la commedia la commedia amara come il borghese piccolo piccolo i nuovi mostri negli anni 80 non, non c'era più c'era un cinema più spensierato più giovanile sì. poi magari che ne so abbatantuono verdone quindi era cambiato praticamente tutto il cinema quindi come tu hai ben detto è una, una delle tutte ultime... favolette degli anni 80 tutte favolette questa cattiveria però ritornò nei primi anni 90, eh? Sì, sì, poi, poi piano piano sì, ritornò nei primi anni 90, cioè infatti c'è tutto un cinema, quello dei primi anni 90, diciamo, Mary per sempre, tutto quel filone lì, diciamo, no? Eh, è ritornata di nuovo quella cattiveria lì, quella, quella vita non tanto bella, eh? Disincanto sì. Sì. durato dieci anni, diciamo. Eh? Diciamo che anche... Una cosa che sto notando anche nel cinema attuale, io per esempio ho visto il film di Antonio Albanese, 100 eh, domeniche, anche quello volendo è un film cattivo. Eh, è una oppure avevo ehm, visto un altro film a episodi, adesso non mi ricordo il titolo, dove c'era la foglietta, eh, anche ah, quello sì. era un film a episodi, c'era anche Ricky Memphis, Claudia Pandolfi, non mi ricordo il titolo. Sì, sì. Però, eh, per quindi anche quello è un film cattivo quello, quello era i nuovi mostri oggi quello sì, di oggi certo. quindi sta tornando di nuovo questa cattiveria nel cinema mm -hmm. beh diciamo che va a ondate, no? ondate anche mode se vogliamo no? però di sicuro gli anni 70 sono stati molto crudi in questo senso anche perché è stato un decennio caratterizzato molto spesso da da situazioni molto brutte proprio a partire dal 1978, come ben sappiamo. Insomma. <ride> bene, bene. Allora, eh, invito il nostro pubblico a seguirci sempre nei, nei nostri cineforum. Quindi, io ringrazio sia Carlo che Giacomo. Eh, salutiamo il nostro pubblico. Lo invitiamo a lasciarci qualche commento se vogliono a cliccare un like, a lasciarci un like e a um, cliccare la campanella che è l'unico modo per rimanere aggiornati su questo canale Profumo di Sanremo e non solo. Quindi un grosso saluto a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao Grazie Grazie a tutti. Ciao.